Buongiorno a tutti, sono Maurizio Testa, coordinatore nazionale del progetto Artes. Sono qui oggi per moderare un intervento importante. Vedete che con me abbiamo delle simpatiche persone. Abbiamo prima le signore Silvi Scala, che è consulente di marketing, di web marketing e progettista Storylini, tra l'altro, con cui collaboriamo già da alcuni anni. Il dottor Farinati, che rappresenta il consorzio Concave, Compagnia degli Alberghi, e Gianluca Serra, presidente del consiglio di amministrazione di Reservenis, agenzia di turismo, che ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi. Ecco, allora, oggi l'argomento di cui parleremo è un argomento strategico: di posizionare l'hotel in un mondo che è cambiato. Beh, il mondo era cambiato già prima. Oggi, diciamo, il tema del Covid pone un cambiamento drammatico, ovviamente, e quindi il punto è che chi sta operando, come è il caso del Consorzio Concave, in una città d'arte, in una città importante come Venezia, e sappiamo che le città d'arte hanno risentito forse più di altre, diciamo, della crisi appunto del coronavirus, ecco, aspettiamo che riparta e chiudiamo e non facciamo niente, o cosa dobbiamo fare oggi, quindi come ci attiviamo oggi per essere pronti alla ripartenza, il che si porta dietro un tema di proattività, di positività in un contesto dove si naviga a vista, perché non è che è facile sapere cosa succede fra un anno, noi possiamo prevedere più o meno, ma lo sentiremo adesso dalla viva voce appunto di Roberto Farinati. Questo intervento è dentro la collana, il canale protagonisti e territori che è organizzato da Artes e si prefigge di parlare, diciamo, di argomenti che a nostro avviso mettono insieme le intenzioni di tutti i relatori: l'innovazione, la collaborazione, perché da soli non si va molto distante, e la relazione, che è la qualità dei rapporti che noi abbiamo tra di noi, ma anche un nuovo sistema di accoglienza più centrato sulla persona che dobbiamo avere per il turista moderno, che è molto più attento a questo che in passato. Allora, detto questo, io lascio la parola a Roberto Farinati, a cui pongo appunto la domanda: chi è Concave, chi è la compagnia Alberghi? Due parole, se ci puoi dire appunto perché è nata, per quali benefici e quali sono i benefici che ci portiamo dietro in un momento così difficile. A te, Roberto, la parola, e chiedo agli altri colleghi di spegnere il microfono nel momento in cui ancora non stanno parlando. Grazie. Grazie Maurizio e buongiorno a tutti. Allora, sì, approfitto dell'introduzione della storia di Concave, che è l'acronimo appunto della Compagnia Alberghi Venezia, semplicemente perché è emblematico di come, di fronte alle situazioni che ci si pongono davanti, i mercati cambiano completamente, noi partiamo sempre da situazioni di un certo tipo e poi nell'andare avanti cambiamo noi, ma cambiano anche i mercati di riferimento, come è cambiata questa realtà. Brevemente, la realtà è nata e ha aggregato oltre 50 alberghi qui del centro storico di Venezia. E qualcuno in terraferma a Mestre. È nato come gruppo d'acquisto per poter produrre benefici in termini di prezzo un po' a tutti sfruttando le masse d'acquisto, e questo è un processo che ormai negli anni, parliamo circa 8-10 anni di vita, si è consolidato nel tempo, ma poi negli ultimi 4-5 anni ha cominciato ad assumere degli aspetti di fornitura di servizio, che ha cominciato a puntare sulla formazione, sulla ricerca anche di temi, di fondi, di bandi di finanziamento, eccetera, eccetera. Cosa significa questo? Significa che il vero beneficio per chi vuole fare i conti della serva sui meri euro sono quelli dei risparmi che hai, che sono
per carità, assolutamente sono stati apprezzati, apprezzabili, tutto vero, tutto bello, ma secondo me il vero aspetto invece è quello dell'aggregazione. Il vero aspetto è quello che l'aggregazione ha consentito a queste realtà, e lo dico con affetto, queste realtà familiari, che sono delle caratteristiche che hanno tutti gli hotel del nostro consorzio, sono delle caratteristiche che secondo me vanno valorizzate, perché ogni struttura è diversa da un'altra, vanno enfatizzate e comunicate al mercato, perché ognuno ha la sua da poter dire. Questo secondo me è il vero valore, cioè dà uno spazio di una forza di gruppo ai singoli che altrimenti dimensionalmente farebbero fatica a confrontarsi con le catene alberghiere. Detto ciò, tra parentesi, il fatto dell'aggregazione ha consentito anche la costituzione di un'entità, e quindi abbiamo l'amico Gianluca che è il legale rappresentante di un'entità che è Reservenis, che è nata per poter fornire già a suo tempo, ripeto, 8-10 anni fa, non tempi non sospetti, oggi sembra scontato, ma la possibilità di fornire dei pacchetti di turistici. E non ultimo, anche se sfruttato poco dal nostro gruppo, almeno in questa fase, era quella di un magazine online. Tutto questo significa che il progetto che è nato appunto dagli albergatori, cioè non c'è stata un'associazione, non c'è stato un Deus Ex Machina che ha pensato questo, è stata un'aggregazione naturale che ha portato appunto a creare un sistema, una macchina che oggi vede il futuro nella comunicazione verso l'esterno. E in che forma? Con l'aggregazione da parte di tutti e valorizzare anche le proprie caratteristiche. Ecco, io credo che il vero valore aggiunto di tutto il gruppo sia proprio quello della possibilità di usufruire di spalle larghe, nel senso di gruppo che ti accompagna, poter acquisire idee nuove, poter sfruttare spunti nuovi, però poi ognuno lo personalizza a casa propria come vuole, proprio perché sono tutte strutture diverse tra di loro e eterogenee. Grazie allora di questa introduzione. Velocemente riesci a darci, così a fronte appunto, questo è il pregresso. Oggi, com'è? Cosa vede oggi? Perché ci stanno guardando, ci stanno ascoltando, diciamo, protagonisti di tanti territori, e uno degli obiettivi anche di questa fiera, la Bite, della nostra trasmissione, è di dare tanti punti di vista in modo che chi ascolta possa farsi un'idea, perché oggi appunto non c'è un punto di vista ed è veramente difficile capire. Quindi più ne sentiamo di cose concrete, non filosofiche, siccome voi siete una realtà imprenditoriale e non filosofica, non che la filosofia non vada bene, ma la filosofia ci deve portare poi a fare delle azioni. Quali sono, diciamo, le traiettorie su cui vi state muovendo o dove pensate sia importante da qui all'anno prossimo, al 22, al 23? Premetto che dico cose dette in altri webinar, ma lo ricordo per chi fosse in collegamento solo ora. Il 2021 sarà probabilmente per gli italiani, adesso sentiamo il Concave cosa ci racconta, ma poi non è che riprende subito come il 2019, per cui la concorrenza sarà spietata. Quindi qui, diciamo, se va bene, arriviamo al 2024 per tornare ai numeri del 2019. Sarà lunga, quindi non può essere come prima. Ecco, voi che cosa pensate? Cosa state facendo? Allora, intanto faccio una precisazione che forse qualcuno condividerà, altri sì, altri no, ma insomma, io credo che la verità, cioè che il mondo poi andrà in questa direzione. Allora, spazio commerciale ce n'è per tutte le tipologie di strutture, extra alberghiero, alberghiero, eccetera. Il vero tema è l'aspetto legale, cioè non me ne vogliano, ma io sono convintissimo che il vero tema è non tanto che cosa fai, ma come ti comporti se sei in un ambito di legalità. Detto questo, che lo do per scontato, in un recente esperienza che abbiamo fatto al BITESP, siamo stati ospiti della Regione Veneto con un desk appunto alla Fiera di Rimini.
alla TTG volevi dire. Scusami, alla TTG, perdonami, sì, freudiano. Grazie Maurizio. Al TTG, tutti coloro che si sono avvicinati al nostro desk non ci hanno chiesto che tipologia di hotel hai, come sono le tue colazioni, come sono i tuoi materassi, eccetera. Ci hanno chiesto, siete in grado di fornirci un pacchetto di un progetto turistico, un qualcosa? Credo che questo sia ciò che il mercato ci ha chiesto esplicitamente. Credo che questo sia assolutamente la cosa che razionalmente e doverosamente a cui bisogna dare risposta. Cioè sostanzialmente sto dicendo che non interessa più dove dormirò, o meglio ha importanza perché caratterizzerà e farà parte dell'esperienza turistica che si andrà a proporre, ma dobbiamo entrare nell'ottica che bisogna dare un progetto di che cosa vai a fare o che tipo di, uso un termine abusato oggi, ma il termine corretto è questo, che tipo di esperienza turistica stai per affrontare in quella determinata località. Ecco perché se questo è il messaggio che ci ha dato il mercato, ecco perché non può essere che fatto solo ed esclusivamente in rete con altri player, quelli che qualche volta si sono visti in maniera errata come competitors, in effetti invece sono parte integrante di un qualcosa che fa parte della tua vita, della tua vita commerciale. Quindi il tema dell'integrazione, di un'offerta integrata, è il grande tema, ed è il grande tema appunto anche di questi nostri incontri, perché sempre di più la frammentazione dell'offerta, cioè faccio un esempio così mi dice se ho capito bene il punto di vista. Una professoressa di marketing una volta mi fece l'esempio che per i compleanni, che non c'entra niente col turismo, ma la mamma faceva la torta, no, prendeva la farina, prendeva le uova, faceva la torta, poi si è andati in pasticceria e si compra la torta già pronta. Poi oggi la gente, almeno io sono a Milano, la gente compra le feste, cioè va nei posti dove si organizza la festa. Cioè sempre di più il mondo moderno vuole soluzioni che avevi in mano, integrate, eccetera. Quindi mi sembra che quello che tu hai evidenziato, ecco, siccome l'albergo non è un tour operator, intuisco che voi avete appunto realizzato o collaborate con Reserve Venice, che è appunto un operatore turistico, e quindi do la parola a Gianluca Serra per capire, a fronte di questo argomento posto da Roberto Farinati, come si inserisce l'attività di Reserve Venice, cioè, questa scoperta che Roberto accenna sembra recente, ma Reserve Venice non è recente, quindi che cosa c'è di nuovo? Cosa facevate e cosa farete come Reserve Venice? Buongiorno a tutti intanto, grazie per la disponibilità. Allora, il discorso Reserve Venice nasce sulle basi di quello che era precedentemente il Concave, quindi nasce da un'aggregazione che inevitabilmente aveva bisogno di commercializzare i prodotti dell'aggregazione degli alberghi. Quindi 50 alberghi che si trovavano insieme a contrattare dei servizi pro hotel avevano poi anche dei beni commerciabili, e quindi ci si è ritrovati tutti, non a caso il nome Reserve Venice, nel cercare una via e un canale di commercializzazione diretto tra albergo e cliente finale. Quindi la storia di Reserve Venice è molto semplice, è un'agenzia di viaggi come tante, unisce i valori del territorio, unisce le offerte del territorio, però poi ha di per sé una forza che, essendo di proprietà degli albergatori, chiaramente cerca di promuovere, laddove può, laddove il cliente risponde, un prodotto che sia direttamente collegato, quindi dai suoi soci componenti, al cliente finale. Quindi diciamo che Reserve Venice è in un certo senso un'agenzia di consorzio. Perfetto. E diciamo, chiedo anche a te Gianluca, come ho chiesto a Roberto, domani mattina che cosa faremo? Domani e dopodomani mattina, a fronte di questa evoluzione del mercato, quali sono diciamo, le riflessioni o
la revisione dell'offerta che voi vedete necessaria a fronte di un mercato che è completamente cambiato in pochi mesi? Ma allora, io prendo spunto dal parallelismo che hai usato tu della mamma che faceva la torta, per dire che oggi, come non mai, si sta tornando a un turismo molto local. Sì, ma non tanto perché i local sono gli italiani che viaggiano all'interno dell'Italia, ma anche perché abbiamo notato con questa pseudo ripresa che abbiamo avuto giugno, luglio, agosto, che anche tutte le nazionalità che sono venute con larga parte della Nord Europa apprezzavano il turismo locale. Cosa intendiamo per locale? Intendiamo proprio veramente la mamma che faceva la torta, perché abbiamo avuto tutta una serie di richieste da pacchettizzare e da sviluppare di territorio, quindi non più una destinazione in quanto tale, quindi creata a tavolino dove la mattina ti svegli, so dove vai, che museo visiti e che escursione fai, ma un territorio che si è allargato fortemente, che quindi potrebbe comprendere, tra virgolette, dal Brennero a Venezia piuttosto che da Tarvisio a Venezia, e all'interno di questo viaggio il turista si ferma in vari posti, per cui riscopre tutta quella che è la nostra enogastronomia, tutta quella che è l'offerta, tutta quella che è l'accoglienza, ma anche proprio dei casali, delle osterie, delle trattorie e degli alberghi, dai più piccoli ai più strutturati, dagli alberghi più grandi. Quindi abbiamo visto che quest'anno è stato l'anno di un turismo che ha fatto dietro front dal blockbuster, dal format impacchettato in cui si prendeva il famoso EasyJet da Londra, si arrivava a Venezia e si ritornava a casa, ma un turismo che si è dato più tempo, con una permanenza più lunga, che quindi prediligeva anche esperienze, tra virgolette, più vere. Ok, interessante a questo punto, diciamo, questo tema dell'esperienza vera, che è l'esperienza di immersione nel territorio. E, tra l'altro, siamo figli noi di un progetto fatto che ha toccato Venezia, abbiamo formato 12 guide, qui sto parlando di Artesa adesso, 12 guide, per cui siamo andati proprio a riprendere le cose più vere, più genuine, più familiari di Venezia e, diciamo, delle isole, eccetera. Quindi do la parola a Silvi Scala, perché Silvi, oltre ad essere appunto una consulente di web marketing e di turismo, perché ha tanta esperienza nel settore turistico, ultimamente si è specializzata nel tema della consulenza sulla progettazione di esperienze, in particolare sulla progettazione di story living. Ora, Silvi è anche molto esperta di tutto il tema, diciamo, dell'ospitalità, sia extraalberghiero ma anche dell'hotellerie. Allora, la domanda che io faccio a Silvi, e poi riprenderò una domanda a Roberto, per cui Roberto tieniti pronto, perché so che c'è una collaborazione in atto con Silvi sugli hotel appunto a Venezia, e l'hotel che si deve distinguere, che cosa potrebbe fare, perché si deve distinguere, e al di là di commercializzare le esperienze come Luca ci ha appena raccontato, l'esperienza può anche diventare materia di promozione, di riposizionamento. Ecco, lascio a te la parola, se ci puoi spiegare un po' questi aspetti. Grazie Maurizio, sì, assolutamente sì, e mi ricollego anche a quanto dicevano Roberto e Gianluca, che vi è sia la necessità di aggregazione, ma questo può avvenire soprattutto a seguito, grazie a una presa di consapevolezza. Che cosa significa? Fondamentalmente studiare, adesso io lo dico in qualità anche di formatore e collaboratore di Artes, e a tal proposito vorrei condividere anche tra un minuto un paio di slide, dove sarò brevissima, però anche giustamente, come diceva Gianluca, bisogna guardare alla domanda, al movimento, no? Cioè a questo bisogno di un ritorno a una dimensione più umana della vacanza, se vogliamo. Allora, vi condivido, ditemi se vedete lo schermo, perfetto. Sì, molto bene. Allora, abbiamo un salto di paradigma in questo momento, cioè da chi è il turista esperienziale? Colui che desidera immergersi nel territorio, esserne protagonista, no? Quindi vi è un salto di paradigma da cosa mi offri a come mi fai sentire.
Adesso non avremo il tempo, però comunque tutta la parte di analisi della domanda, cioè ha un perché, perché proprio ora? C'è un motivo, no? La relazione, la reciprocità è al centro, cioè il turismo esperienziale porta le persone a ricercare relazioni vere, autentiche, l'incontro con i locals, rapporti amicali, familiari, genuini, radicati nei tematismi del territorio, cioè legati anche alle proprie passioni. Quindi è un turismo lento che ha bisogno di tempo, poiché le relazioni non sono prodotti commodity, usa e getta. Quindi tempo, ascolto, reciprocità e profondità. Vorrei dare un occhio però al mondo dell'hotelleria. Allora, siccome le esperienze costituiscono in diversi casi la motivazione stessa che spinge il turista alla scelta della vacanza, della destinazione o dell'operatore, molto spesso si ragiona, secondo me, in maniera troppo albergo-centrica, passatemi questo termine. Cioè, guardate che il 65% dei turisti, in realtà, quando deve scegliere dove andare, cioè è indeciso sulla meta della vacanza. Cioè, tutto parte da che esperienza vuole fare. La scelta dell'albergo è, non dico l'ultimo posto, ma insomma sicuramente non è al primo posto. Motivo per cui dobbiamo ragionare in quest'ottica se vogliamo essere accattivanti. Detto questo, vi faccio vedere in velocità una ricerca di Skift, questa ancora risalente al 2018. Cos'è importante per te quando pianifichi un viaggio? Il sondaggio, 65% degli intervistati ha risposto sperimentare qualcosa di nuovo, il 35% soltanto sentirsi riposati e ricaricati. Quando preferisci, quando viaggi, preferisci spendere in un hotel più bello o in attività come tour, ristoranti ed eventi? Il 69% risponde spendere di più in attività esperienziali. Solo il 31% spendere di più per una stanza più bella. Perché però alcune realtà fanno fatica a orientare la propria offerta sull'esperienziale? Perché il ricettivo è concentrato ovviamente giustamente sulla vendita delle camere e sulla disintermediazione, la fidelizzazione, però con le sole attività di marketing è sempre più difficile, cioè è necessario differenziarsi e caratterizzarsi con un'offerta esperienziale ben strutturata. E, inoltre, secondo me, si pensa che lo sforzo non sia commisurato ai ritorni, non si sa effettivamente come si propongono prodotti e servizi, anche in quale momento, però ci sono diversi esempi di strutture ricettive che stanno cogliendo questa opportunità e che grazie alla proposta di ancillaries, esperienziali e non, ce la stanno facendo. Un altro sguardo delle statistiche veloci, sempre di Skift e Seats del 2018. Anche qui in un sondaggio è stato chiesto agli intervistati se ti è stato offerto un pacchetto completo per una camera d'albergo, più tour, più autonoleggio, dai fornitori di viaggi elencati qui sotto, da chi saresti più propenso ad acquistarlo? Il 43% risponde da agenzie viaggi online, ben il 27% presso l'hotel. Quindi questo dovrebbe farci anche pensare a quanto il nostro ospite riponga fiducia su di noi, sulla nostra struttura, no? Ultimo, ma non ultimo, c'è bisogno di fare una distinzione. Non vi ripetiamo da tanto tempo queste cose, però mi rendo conto che non sono assodate, non sono banali e scontate. C'è una sostanziale differenza tra le ancillaries e l'experience. Non confondiamo, ormai il termine experience è abusato, non confondiamole, cioè un'attività, le normali activities come la degustazione in cantina, giro a cavallo, rafting, quello non è turismo esperienziale, è ciò che abbiamo detto prima, quindi tutto ciò che ruota attorno alla relazione. Molte strutture si concentrano sulle esperienze interne, no? Adesso, questo è un esempio banale tra i tanti che ci sono, ma esperienze legate alla struttura. Questo è l'hotel Costa Verde in Costa Rica che ha messo un aereo all'interno del proprio giardino perché aveva lo spazio, e questo viene chiamato turismo esperienziale, experience. L'experience è qualcosa che fa sentire protagonisti i nostri ospiti, che li fa, con cui possiamo condividere una passione legata a un tematismo del territorio. Questi sono anche i motivi
e i capisaldi su cui va costruita un'experience affinché sia difficilmente copiabile, forte, che dia un'identità alla nostra struttura, tanto che quando noi andiamo a fare una progettazione, e qui faccio un salto veloce, non partiamo mai dall'idea creativa, si parte sempre dai numeri, da un'analisi di marketing, da chi è il mio ospite tipo, quindi dal target per capirci, da dove viene, se l'hotel ha già una sua identità e come legare l'experience all'identità, altrimenti bisogna tirarla fuori, c'è un lavoro lungo di scavo da fare, no? E dell'hotel e della sua posizione, no? La destination. Solo alla fine si può pensare all'idea creativa, bisogna fare un match tra tutte queste cose qua, quindi tra il tematismo. Scusa Silvia se mi introduco, perché hai fatto, sì? Un salto quantico e non, sì, vorrei essere sicuro che chi ci ascolta segue il ragionamento. Di, sì, che progettazione stai parlando adesso? Cioè che, dico, le progettazioni che vengono fatte per le strutture ricettive. Quindi, progettazioni di cosa? Di experience. Okay. Experience. Ho fatto un salto quantico perché so che ho, insomma, il tempo stringe. Sì. E quindi quando noi in qualità di consulenti diamo un supporto alle strutture ricettive, partiamo sempre da un'analisi profonda della realtà prima di creare l'experience. Invece quello che succede spesso, quando mi guardo attorno, vedo che tante volte vengono improvvisate delle attività che vengono poi etichettate con la parola experience, un po' anche raffazzonate se vogliamo, e invece vanno studiate nei minimi dettagli. Bisogna capire a chi rivolgersi, quindi c'è un'analisi da fare su il cliente tipo o quale cliente nuovo voglio andare a intercettare. Ecco, tutte queste cose qua aspettano a chi si occupa di marketing prima di pensare, di improvvisare un'attività creativa così da oggi a domani. Vedo che c'è un po' questa tendenza, bisogna stare molto attenti, se no si rischia di fare anche una faticaccia per nulla. Ecco, niente, detto questo io avrei concluso, vorrei, lo so che magari sono ripetitiva, però noi abbiamo un format che è lo story living, che è un'evoluzione, no, dello storytelling, mentre lo storytelling è la storia narrata, lo story living è la storia vissuta, quindi noi facciamo vivere delle storie bellissime ai nostri ospiti, che appunto sono protagonisti sul palcoscenico del territorio, vivendo, condividendone le passioni. La passione crea relazione, crea condivisione, crea pathos, questo crea emozione, l'emozione crea memoria e con la memoria possiamo attivare tutta una serie di leve di marketing per poter fidelizzare i nostri ospiti, italiani o stranieri che siano. Quindi se capisco bene, il prodotto Story Living progettato per le strutture alberghiere diventano il motivo di attrazione su quell'albergo, se non ho capito male. Assolutamente sì. Qui ho fatto un piccolo schema riassuntivo di quanto detto. Una proposta di valore può intercettare, aiutarci a intercettare un cliente di più alto valore relazionale ma anche economico. Un'attività esperienziale può aiutarmi a distinguermi dai miei competitor o anche a disintermediare dalle OTA, Online Travel Agency, l'agenzia di viaggi online, booking.com, e quindi anche evitare la guerra al prezzo. Posso fare revenue sulla mia camera perché aumento il valore percepito del mio servizio, quindi posso anche valutare di aumentare il prezzo della camera. Oppure posso scegliere di monetizzare quelle attività ancillari. Nel caso ad esempio specifico di Venezia, che abbiamo una permanenza media bassissima, perché no, se ho delle collaborazioni con un tour operator, proporre un ventaglio di attività, di esperienze per puntare anche ad allungare la permanenza media. Ecco. Infine, come ho detto 2 minuti fa, fidelizzare l'ospite, perché l'ospite non torna per rivedere i muri, torna per rivedere voi. Questa è una cosa molto importante perché parlando con le guide in particolare di Venezia, il grande problema che ho percepito è quello nel corso degli anni è diminuito il turista di ritorno, che invece è un turista di valore, appunto come è stato detto anche da Gianluca, un turista che apprezza le cose locali e quindi che ha bisogno anche di un turismo più lento, un prodotto che ti fa incontrare le situazioni. Ecco Roberto, su questo tema, diciamo, dell'experience, tu come vedi che cosa abbiamo in atto col Concave per distinguere in un processo in cui l'albergo si distingue e anche la comunicazione, diciamo, caratterizza l'albergo
E questo tuo intervento è importante in previsione poi dell'intervento che faremo tramite Gianluca, di capire come appunto andiamo sul mercato anche con il tour operator, eccetera. A te la parola, Roberto. Sarò sintetico. Allora, la parte dell'esperienza che abbiamo fatto con Silvi su alcune strutture del consorzio è stato utile anche per la struttura stessa per identificare le proprie caratteristiche, cosa che molto spesso diamo per scontato, ma non è così. Questo moltiplicato per il maggior numero possibile di attori di una determinata destinazione, cioè gli operatori che sono consapevoli delle proprie caratteristiche e delle proprie unicità e tipicità che possono proporre, inducono alla creazione nella testa degli ospiti di una destinazione nel suo insieme. Cerco di spiegarmi meglio. Cioè non è il fatto di cercare l'autenticità della propria struttura, di proporre qualcosa di autentico che riguarda solo il nostro modo di essere della singola struttura, aiuta anche, se moltiplicato n volte all'interno di una destinazione, a creare un'immagine veramente di marketing e di brand nei confronti dell'ospite. Ecco per cui che diventa veramente strategico e importante il fatto di andare in cerca di chi siamo nel senso più profondo del termine. Se vi è prima utilizzato un termine, consapevolezza, sì, proprio la consapevolezza della nostra destinazione, delle caratteristiche che ho, di che tipo di emozioni riesco a proporti. Vi assicuro che non è affatto un esercizio banale il fatto di andare in cerca di quali sono le caratteristiche e le tipicità uniche di determinate strutture, determinati siti, che tra parentesi sembra impossibile, tutti ce l'hanno. Allora si tratta qui di trovare, avere una capacità di evidenziarle, di proporle e di comunicarle. Ecco che torniamo al fattore di marketing, ai fattori di comunicazione che diventeranno sempre più importanti e strategici nel futuro e che andranno a condizionare la destinazione nel suo insieme. Per cui non è indifferente se sono 100 o se sono 1000 le strutture che la pensano così, perché indirettamente e inevitabilmente andranno a cambiare il concetto di destinazione. Perciò quando si, probabilmente qualcuno mi dirà con questa affermazione, quando si dice che bisogna fare delle politiche di destinazione, sì, è verissimo, però non possiamo lasciare solamente agli amministratori questo fardello, siamo anche noi operatori in prima linea a determinare che tipo di proposta vogliamo fare, vogliamo dare. Grazie Roberto per il tema che apre scenari, appunto, è chiaro che la promo apocalittici. Beh, diciamo, allora, è chiaro che la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private è fondamentale. Anch'io, diciamo, come imprenditore ragiono con lo stesso modo, cioè gli imprenditori si aggreghino, muovano, ma non tanto per come dire, allattarsi alle mammelle, scusate la parola, del pubblico, ma per portare idee nuove e certamente il pubblico, la politica nel senso più bello, più ampio, deve essere al servizio dei cittadini, per cui se noi abbiamo idee, diciamo chi governa le politiche e ci verrà dietro. Al tempo stesso, chi governa le politiche può avvalersi di competenze forti, quindi questa collaborazione è fondamentale. Darei adesso la parola ancora a Gianluca per capire, alla luce anche di tutti questi ragionamenti e quindi di questi di queste idee che mi sembra sono di distinguersi con esperienze di alto livello, aggregare appunto gli alberghi, il consorzio fa questo, economia di scala, ma come, allora la domanda secca è, le OTA sono un bene, non sono un bene, cosa ne pensi? Cioè, è chiaro che potrei già pensare una risposta, ma vorrei sentire la vostra risposta. E il tema della disintermediazione, che mi sembra una leva importante, come pensate di poter disintermediare, supposto che le OTA siano
a chiaroscuro non siano l'unica soluzione da perseguire. Ecco, Gianluca, ci puoi dire qualcosa su questo? Devi accendere il microfono. Scusate, ero convinto di averlo già fatto. Allora, la disintermediazione delle OTA mi trova leggermente scettico, non perché io sia OTA dipendente o meno, ma perché ritengo che comunque le OTA siano un canale di vendita, come tanti canali di vendita ci siano. Ovviamente uno degli errori che è stato fatto nel passato è stato di perseguire in maniera oziosa il mare magno che muoveva le OTA, cioè le OTA muovono milioni di contatti, per cui alla fine diciamo che se prende comoda, ci si mette seduti, non basta caricare l'inventario di booking.com piuttosto che di Expedia e qualcosa succede, e succede qualcosa di buono. La differenza è del prendere coscienza della propria struttura, come diceva Roberto, e quindi decidere che tipo di incidenza le OTA devono avere all'interno di quella struttura. Quindi la declinazione non è unica per qualunque tipo di albergatoria, secondo me, ma è una declinazione che va fatta a seconda del luogo, delle caratteristiche in cui l'albergo si trova. Differente è la politica con le OTA di un resort in Puglia piuttosto che in Sicilia o in Sardegna, differente è un albergo 4 stelle a Cortina, differente è un albergo 3-2 stelle in centro storico veneziano, e ancora differente è quella di un albergo 4 stelle metropolitano di Mestre. Quindi ognuno di loro dovrà sicuramente avrà necessità del mercato delle OTA. Ci saranno delle eccellenze che avranno una grande tipicità del territorio, che potranno pescare dalle OTA quello che sono i loro contatti migliori, per poi fare dei loro contatti migliori i repeaters. E ci sono invece eccellenze che necessariamente, tipo gli alberghi metropolitani con alto business e alto corporate, inevitabilmente dovranno fare, per riguardo, delle azioni sulle OTA completamente diverse, e potranno disintermediare molto meno di altre realtà con caratteristiche più spiccate. Quindi diciamo che nel futuro le OTA continueranno ad esistere e continueranno ad essere una grande vetrina, un grande megafono che parla al mondo. Sta poi all'albergatore il mixare in maniera corretta la penetrazione che queste devono avere all'interno della propria struttura, prediligendo un segmento piuttosto che un altro. Ecco, e appunto qual è allora il ruolo di Reserve Venice? Qual è, cioè, entrando sul vostro consorzio, quindi il ragionamento che hai fatto è certamente valido e vale su scala generale. Ora, andando sulla vostra realtà, cosa pensate, come aggredirete? Cioè, il cambiamento che abbiamo di fronte vi porta dei cambiamenti, o è tutto come prima e si continua come prima? No, certamente sì. Sicuramente abbiamo dato e daremo nel corso di questo inverno una grossa spinta tecnologica all'agenzia, dotandola di un DMC e dotandola di una piattaforma in cui gli alberghi possono avere una vetrina diretta già all'interno del sistema Reserve Venice. Questo per promuovere meglio i servizi. Integreremo poi tutti i servizi del territorio, quindi le esperienze enogastronomiche piuttosto che le guide, piuttosto che i servizi di mobilità, e faremo in modo che Reserve Venice per gli alberghi sia un canale che tramite anche correlazioni con altre realtà associative del territorio, come quello vicentino piuttosto che veronese piuttosto che pedemontano, riescono a generare il movimento di quel tipo di segmento di clientela che chiaramente non è esistente nelle OTA. Quindi diventerà Reserve Venice la ricerca di un cliente un po' più fidelizzato, di un cliente un po' più amante del territorio, un po' più slow tourism, che sicuramente avrà anche il tempo di interagire con gli alberghi e di trovare all'interno di Reserve Venice quella che sia, in un certo senso, anche una fonte di ispirazione, perché creeremo pacchetti, li racconteremo, e questo poi dovrà generare l'interesse e la curiosità di replicarseli anche in privato, per poi andare a trovare anche quelle che sono le eccellenze.
Quindi il tema della promozione di soluzioni ad hoc e il tailor made, come è visto nella vostra strategia? È sicuramente fortissimo. Ogni albergo del nostro gruppo ha delle spiccate caratteristiche che lo differenziano da tutti gli altri, per cui noi all'interno delle discussioni che facciamo spingiamo fortemente gli albergatori a mettere in evidenza quelle che sono anche le loro singole camere per creare dei pacchetti e per creare, tra virgolette, delle esperienze che possono essere ricordate come tali. Cioè, in un albergo è vero che non ci si va solo per i muri, ma ci si va anche per i muri. In un albergo in centro storico veneziano, che sia un 3, un 4, un 2 stelle, può avere delle nicchie segrete, delle camere talmente particolari, talmente uniche, che legate poi a tutto un servizio, tra virgolette, di intrattenimento, possono fare la differenza anche rispetto ad alberghi molto più blasonati. Grazie. Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questo nostro intervento. Volevo ridare la parola a Sylvie. Anche Sylvie ha una visione, diciamo, abbastanza nazionale, perché si muove in tutta Italia, per cui vede situazioni di vario tipo. E volevo sentire un po' la sua opinione sul futuro del posizionamento, appunto, del mondo dell'hotellerie. Dal tuo punto di vista, fatto salvo il ragionamento che mi sembra saggio e corretto, cioè è chiaro che i canali di vendita sono tanti, se uno si affida solamente alle OTA, diciamo, non fa una politica, cioè è passivo rispetto a una strategia di marketing. Se invece io sono attivo, farò un mix dei canali offrendo anche soluzioni diverse in funzione del canale. Ok, allora, OTA esperienze vanno insieme o OTA o esperienze albergo, scusate, albergo ed esperienze vanno insieme con le OTA o è necessario promuovere in modo diverso? Ecco, lascio la parola a Sylvie, che ci dà così a braccio un po' un pensiero suo su questo argomento, che è abbastanza ampio. No, infatti hai fatto una domanda che meriterebbe, sì, parecchie ore forse di risposta. Allora, io sono molto in linea con quello che ha appena detto Gianluca. Ogni realtà è diversa da un'altra, ma veramente anche due alberghi a distanza di 10 metri all'interno vivono una realtà completamente diversa dagli altri. Ecco, di volta in volta bisogna valutare. Chiaramente noi in questo momento la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, quello che è successo in questo momento sì, è un evento unico, sto parlando del Covid. Sicuramente finora le strutture ricettive, e parlo soprattutto dell'alberghiero, non dell'extraalberghiero, attenzione, perché l'extraalberghiero, ok, che per vocazione è più portato al turismo esperienziale, ma mi dispiace dirlo, sono molto più ricettivi, fanno i corsi di formazione, si informano. Io noto che c'è un po' una sorta, se vuoi, anche di passività per quel che riguarda il comparto alberghiero, e secondo me data anche da quello che finora è stato fatto, cioè affidarsi molto alle OTA e non fare marketing. È chiaro che il marketing costa, però è un investimento che a lungo termine ripaga. Ecco, quindi ciò che mi sento di dire è che ognuno dovrebbe prendere, come ho detto all'inizio, coscienza di questo e analizzare la situazione, e laddove non riesce a farlo in autonomia, ecco, farsi aiutare e confrontarsi con gli altri. Le aggregazioni servono a questo, no? Grazie. Ecco, intanto dico, ricordo che è possibile fare delle domande, siamo in chiusura, adesso darò ancora la parola per un minuto a Roberto su questo tema delle hotel, OTA, OTA sì, OTA no. Allora, preso per vero che l'OTA è un canale e sicuramente una quota verrà venduta con le OTA, ma parlando di alberghi 4, 5 stelle, quindi alberghi di un certo livello, c'è qualcosa di più che si può fare? Cosa, ecco. Nel frattempo che Roberto risponde, ricordo appunto che voi avete, non qui su Zoom, sto parlando al pubblico, ma sulla pagina che vi ha consentito di entrare in Zoom, c'è un bottone per fare domande. Se avete delle domande sono benvenute
e anzi, vediamo di rispondere almeno a una o due domande. Allora, Roberto, questo tema della strategia sui canali di vendita, tu come la vedi? Assolutamente, concordo con la visione di Luca, nel senso che sono un canale e ad ogni struttura sta decidere anche in funzione delle abilità e delle capacità e della voglia che si ha di investire sul marketing, quanto sfruttarlo e soprattutto verificare qual è il nostro target obiettivo. Ma aggiungo una cosa importante. Un intervento che il consorzio strapogliese è quello tramite il bando che è in scadenza adesso. Roberto, devi togliere la mano dal microfono, se no non sentiamo. Ecco, volevo dire una cosa importante è che come consorzio invece cercheremo di promuovere, di essere assegnatari del bando regionale della promozione turistica internazionale della serie. L'aggregazione dovrà imparare a comunicare con l'esterno, dovrà imparare a comunicare, andare all'estero e farsi conoscere, andare nelle fiere e quindi in autonomia cominciare ad essere veicolo di comunicazione. Ecco, queste diciamo sono le due integrazioni, quindi non si demonizza nessuno, si integra maggiormente con attività esterne, le attività che solitamente dovrebbero essere fatte normalmente nel marketing e nella comunicazione. Bene, grazie. Allora, diciamo che sono le 11:15 e siamo stati, anzi vi ringrazio per la vostra sinteticità, ma mi sembra che abbiamo quindi capito che c'è bisogno di integrare, c'è bisogno di innovare con prodotti distintivi, per cui l'albergo appunto, che certamente è anche Muri, specialmente a Venezia, un hotel 4-5 stelle, ma anche un 3 stelle. Cioè, io ho visto appunto alcuni 3 stelle che sono dei signori alberghi, caspita, altro che, per cui uno che va in uno di questi posti fa già un'immersione nello spazio e nel tempo. Ecco, quindi per avere un turista di ritorno, per alzare il livello, per avere una strategia di mix sui canali, c'è bisogno di un po' di marketing. Mi sembra che il consorzio facilita queste condivisioni, per cui l'imprenditore non è da solo. Ecco. Poi al di là degli aspetti che in alcuni momenti sono più difficili come oggi, in altri momenti magari meno, ma non essere da soli. Ricordo un proverbio africano che dice: vuoi muoverti veloce, muoviti da solo, vuoi andare lontano, muoviti insieme ad altri. Quindi mi sembra che il consorzio Concave abbia sposato il teorema del proverbio africano e vi faccio tanti auguri a Gianluca Serra, a Roberto Farinati. Grazie. E anche a Silvi Scala per lo sviluppo futuro. Grazie a tutti. Buon lavoro. Grazie a te, a voi. Ciao. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Grazie.